Romina Bodondi, lei presiede il comitato qui di Brisciano. Come vi sentite stasera dopo aver incontrato gli amministratori locali, dal vice sindaco agli assessori? Allora, noi più siamo garantiti? Siamo felicissimi perché comunque abbiamo subito avuto diciamo un riscontro a quello che abbiamo fatto vedere al sindaco e al vice sindaco quando ci hanno praticamente accolto in comune. Il sindaco a sorpresa è venuto a fare il sopralluogo senza dirci nulla, quindi si è portato lui stesso la calamita per vedere se quello che effettivamente avevamo proposto quando ci siamo visti corrispondesse a realtà, e si è reso conto che la situazione era molto più drastica di quella che gli avevamo già presentato in comune. Quindi a seguito di questo ha fatto l'ordinanza diciamo per le coltivazioni. Limitativa sì. Alle coltivazioni. Noi ci aspettiamo fiduciosi che comunque ci tutelino ancora di più di quello che ci stanno tutelando adesso, ma non per noi, ma soprattutto per tutti i cittadini che comunque si sono affidati a noi chiedendo di risolvere la problematica. Questo è il vostro impegno che porterete avanti, non credo che avete intenzione insomma di mollare. Assolutamente no, perché l'abbiamo promesso a tutti i cittadini di Brisciano, Terni Est, ma a questo punto anche di tutta la città, perché l'aria che respiriamo è di tutti. Quindi noi saremo diciamo in rappresentanza di tutti i cittadini di Terni. I problemi sono, abbiamo sentito stasera, i problemi sono tanti, non solo l'aria che respiriamo, no, ma anche le vibrazioni, questo è un problema nuovo. Allora, le vibrazioni sono un problema nuovo e si sentono indistintamente di giorno e di notte, sono stati fatti anche dei monitoraggi a casa delle persone che hanno problemi con queste vibrazioni causate diciamo da questi macchinari che triturano le scorie, no? Che triturano e setacciano le scorie. Alcuni macchinari diciamo lavorano a umido e alcuni lavorano a secco, quindi la differenza diciamo delle vibrazioni si avverte molto di più quando ci sono le differenti lavorazioni. Niente, praticamente causando anche delle crepe all'abitazione, abbiamo fatto fare un sopralluogo come richiesto dal sindaco al comando dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ovviamente noi come comitato non ci hanno fatto entrare per privacy, però sappiamo che comunque potremo fare l'accesso agli atti per vedere un attimo quello che è stato rilevato da questo sopralluogo. Ne verremo fuori da questa situazione secondo lei? Io mi auguro... Diciamo, abbiamo di fronte un colosso, no? Abbiamo di fronte un colosso, ma noi quello che stiamo dicendo lo stiamo dicendo con i fatti evidenti alla mano. Non è che abbiamo delle... parliamo su realtà. Quindi comunque io invito, se vogliono, anche i tecnici dell'asta a venire qua e vedere con i propri occhi, ma credo che lo sanno, insomma, tutte le problematiche che vivono gli abitanti di Brisciano. Il sindaco e il vice sindaco vi hanno rassicurato? Il sindaco e il vice sindaco ci hanno rassicurato, nel senso dicendo che adesso provvederanno a diciamo, fare tutti i monitoraggi del caso, nel senso che adesso si stanno prendendo a cuore la situazione, e il sindaco ci ha detto che lui fino al nostro incontro non sapeva di questa cosa. Quindi da quando gli abbiamo esposto la situazione ha toccato con mano e quindi adesso sta prendendo provvedimenti. Grazie. Prego.